Siamo a Vignale Monferrato e sono con Marco Canato nella vigna che ci sono più vitigni insieme da una parte e Certo. dall'altra. Però ti faccio prima la domanda del tema di quest'anno, del tema del convegno di Slow Wine, che è cosa stai facendo per questo mercato che chiede sempre più vini di pronta beva? Secondo me il mercato deve saper aspettare e ogni vino ha il suo periodo, quindi magari sarà un vino di pronta beva, ma è un vino che magari ha 2 anni o 3 anni e quindi si beve in quell'anno lì, insomma. E diciamo che comunque ogni zona ha le sue tipicità, quindi ci saranno magari zone dove si potranno fare anche dei vini diversi, insomma, magari sempre con le stesse varietà d'uva, ma non le selezioni che comunque stiamo già facendo da anni, molti anni, per dove siamo arrivati ad ora, e quindi abbiamo questi vini che bisogna saper apprezzare per quello che sono. Adesso ti volevo chiedere una cosa, mi stavi parlando di un progetto prima che hai in mente e di cui stai dialogando da un po' col consorzio. Se ne è sempre parlato, adesso siamo arrivati a una proposta, sono arrivato a una proposta, insomma, al consorzio, e per fortuna, perché si è potuto fare, perché comunque grazie a questo consorzio che abbiamo creato, del Consorzio delle Colline del Monferrato Casalese, che comunque ci permette di poter migliorare i nostri disciplinari, che secondo me è la cosa fondamentale. Siamo già arrivati a fare sul grignolino la riserva di grignolino, lo spumante rosé di grignolino, che è già un passo molto importante, che era da anni che comunque cercavamo di poter arrivare, ma non avendo il consorzio non siamo mai potuti arrivare a fare questa cosa. Mentre oggi comunque abbiamo potuto modificare e disciplinare grazie a noi produttori che facevamo già la storicità, avendo annate vecchie di spumante, di riserve, quindi siamo già anni che comunque lavoriamo in quel senso lì. E diciamo che la cosa più importante, quella che è stata la mia proposta, di poter arrivare a chiamare il grignolino del Monferrato Casalese Vignale, in modo da poter dare un bel risalto, perché comunque abbiamo il paese che comunque ha un ottimo nome, e anche a livello commerciale, comunque a livello di promozione, a livello mondiale, comunque, perché è quello che dobbiamo puntare. E uno, quando dice Vignale, la prima cosa che uno pensa al paesaggio, al posto dove siamo, e poi vigna, Vignale è la cosa fondamentale. E quindi secondo me è la strada giusta, e adesso cercheremo di arrivare a una cosa molto più studiata bene per poter arrivare a questo progetto. Allora, qui praticamente siamo in questo, vedete, questo grignolino, che è un grignolino che sono riuscito a recuperare delle vigne vecchie, e quindi questi ottimo grignolino che esprime il massimo della sua tipicità in questo terreno, che è appunto un terreno molto, molto importante. Fossile, comunque Sant'Agata Fossile, che è un terreno magnifico per i grandi vini. E qui vedete comunque nello sfondo il paese Vignale, e diciamo che questa zona, che è la zona comunque della Baldea, della Gambaloita, che sono nomi comunque importanti, che si trovano anche nei libri, diciamo nelle riviste, nel giornale, il Monferrato, di questo studio che è stato fatto negli anni 100 anni fa, e comunque c'erano questi nomi importanti, Baldea e Gambaloite, che erano le zone più importanti delle uve che venivano poi cedute al mercato vitivinicolo della zona. Quindi alle spalle abbiamo la Barbera, la Gambaloita, la Baldea, che sono Barbere superiori. E qui in cima abbiamo poi un po' di bianco, Chardonnay, Riesling, piccole quantità, insomma, però che ormai sono presenti qui dagli anni 80, quindi un po' di storia c'è.